Ciao a tutti, questa è la recensione della Lumix G3. La Lumix G3 è una macchina mirrorless col sensore formato micro 4 terzi. Il sensore nativamente presenta 14 megapixel, ma è stato croppato a 12 megapixel per mantenere un'alta risoluzione a ogni rapporto d'aspetto. Vediamo come è composta la macchina. Questo è il modello nero, ma viene venduto anche il modello rosso. Sul lato sinistro non troviamo niente. Nella parte superiore troviamo l'apertura per il flash a scatto, la slitta per flash esterni o accessori, il classico selettore per le varie modalità. Sono presenti le modalità program, modalità apertura, modalità shutter e totalmente manuale. C1 e C2 sono due modalità personalizzabili, in cui la macchina ricorderà le impostazioni memorizzate. La modalità scena permette di impostare la macchina in modo semiautomatico, dipendente dall'ambiente in cui ci troviamo. La modalità colore non l'ho sinceramente provata, ma è un'altra modalità simile, un po' creativa. Subito a destra c'è il tasto on e off, qui c'è il tasto di scatto e il tasto dell'automatico intelligente, che quando selezionato diventa blu. La macchina secondo me viene venduta a un buon prezzo e vale quel che costa, anche un po' di più, perché in realtà i video li fa molto belli, anche se anche quelli solo in HD sono molto molto buoni. Per le foto mi è piaciuta parecchio e di solito le accoppio con l'obiettivo 14-140, che adesso è montato sulla GH1 per fare la recensione. Secondo me è una buona macchina se se la trova a poco prezzo. Consiglio di accoppiarla a obiettivi vintage come ho fatto io e le foto saranno parecchio sorprendenti. Io ho comprato l'adattatore FD micro 4 terzi e così sono in grado di usare gli obiettivi Canon FD, che sono 50 mm e 28 mm. Insomma, poca spesa e tanta resa. Con questi obiettivi si migliora di molto la possibilità della camera, che già di per sé non è poca, anzi. Secondo me è una macchina che ha poco da invidiare alle sue concorrenti e nonostante gli anni credo che questo non pesi molto, anzi è una macchina molto valevole. Devo dire che la differenza di peso a parità di obiettivo con la GH1 si sente leggermente. La messa a fuoco è molto molto più rapida, anche in condizioni di poca luce col 14-140. La rotellina della messa a fuoco qui manca un po', diciamo che è scomodo senza, però lo schermo con possibilità di rotazione per fortuna l'hanno tenuto e non come la serie GF, è ottimo, sì, è richiudibile, è utilissimo. Per le funzionalità touchscreen devo dire che forse mi trovo meglio sulla GH1, perché sebbene i menu siano più semplici e più veloci da trovare, in realtà io vado a impostare sempre tutto con i tasti, quindi in modo classico. Credo che non sia un'aggiunta poi così grande quella di avere uno schermo touchscreen. Il mirino si vede bene, non si capirà niente, probabilmente dalla ripresa. Però è più definito di quello della GH1 e mi sta piacendo parecchio. Non si nota molto la differenza perché io non lo usavo sinceramente, ma il sensore che cambia tra display e mirino non c'è, manca, e questo non si fa notare molto. Comunque è presente il tasto qui per cambiare visualizzazione, niente di grave. La rotellina, essendo posteriore, è molto molto più comoda, con cui si possono impostare tempo di scatto e diaframma, mentre sulla GH1 era messa qua, era un po' più scomoda. C'è il tasto per rivedere le foto scattate, ma adesso non c'è una scheda dentro. Il tasto video, allora, i video in HD, cioè 1280x720, li gira molto bene. Per i video invece in Full HD, installando l'HACC, la macchina fa fatica e viene il solito avviso che ogni tanto succede anche con la GH1, che la scheda è troppo lenta, quindi bisogna cambiarla.
E ogni volta che succede bisogna spegnere la macchina, tirar fuori la batteria. Questo è un po' scomodo, soprattutto perché la batteria salta fuori come un grillo e dobbiamo stare attenti a non perderla magari in un prato oppure per strada, non è molto comodo. Senza hack invece i video vanno bene, ma non sono molto qualitativi rispetto comunque alla GH1, anche se il sensore è migliore. In condizioni di poca luce troviamo qualche difficoltà e molto rumore. In conclusione, questa è una macchina da avere perché per il prezzo è assolutamente ottima, sicuramente consigliata a chi vuole fare foto di qualità spendendo poi non molto. Siamo lontani dai livelli qualitativi di Canon e Nikon, magari le macchine full frame, però non ci si può assolutamente lamentare, anche perché è ormai quasi una macchina low cost e comunque si comporta molto bene. Per il video invece direi di puntare altrove, anche perché i controlli manuali non sono presenti, e proprio per questo io sto cambiando macchina, dato che dovevo girare una recensione di una cosa con uno schermo molto piccolo e non riuscivo a esporre in modo corretto. Sono presenti dei controlli semi manuali ma non totalmente, quindi sconsigliata per chi vuole avere controlli video totalmente manuali. La batteria dura anche forse troppo poco, questa è la seconda nota negativa che darei a questa macchina. Per il resto mi sono trovata molto bene, se la trovate a un buon prezzo io la consiglierei. Questo è tutto, alla prossima recensione.